שלום לכם, קדושים עברי, אוג'י מיץ השם, סטרים מסכת ראש שנה, למד א', אורי נציאמו לעמוד א', על התרצה ריגה, אימא כאלה לריגה סיאלר גנו. הרב יהודה אמר אידם רבי יוחנן, יש להם עשות נוסע לשכינה, מקרה. לפרסנציה דיבינה, פזיליו, e fece 10 tappe, non tappe, diciamo meglio detto 10 viaggi, e la ragione è perché vi fu uno scadimento, una decadenza, un declino la moralità del popolo ebraico. Ciò è dedotto da versi. E perciò, esame sotto Sarashina, ugualmente che Negdan Galta Sanedrin Migmara, ugualmente il Sinedrio di 73 giudici anche esiliò 10 volte. Ciò lo sappiamo per mezzo della tradizione orale. Siamo sotto la Sashina Mikrae, questi 10 viaggi che fece la presenza divina, Kaporet di Kruv, dal coperchio dell'arca al cherubino. Il cherubino, vi erano due cherubini sopra il coperchio dell'arca. Dopo di ciò, Omikruv le Kruv, e Shlomo Melech fece altri due cherubini, e la presenza divina traslocò da un cherubino che si trovava di sopra dell'arca a un cherubino fatto da Shlomo Melech. Omikruv le Miftan, e da un cherubino alla soglia, vi è una questione: quale soglia? Soglia del Santo dei Santi o soglia dell'edificio del santuario, o Miftana Hatzer, e dalla soglia all'atrio del santuario, Mechazel Mizbeach, e dall'atrio all'altare, Mizbeach le Gag, e dall'altare al tetto, Umigag le Choma, e dal tetto alla al muro di cinta del santuario, Ube Choma le Ir, e dal muro del santuario alla città di Gerusalemme, Ube Ir le Har, e da Gerusalemme al Monte degli Olivi, che si trovava a est di Gerusalemme, Ube Har le Midbar, e dal Monte degli Olivi al deserto. Midbar altavi Ashwab in Koma, dal deserto andò e salì nel cielo, nel suo posto normale, perché Sheneimar dice il verso Elech Ashuva il Mekomi, andò e ritornerò al mio posto. Mikaporet li kru, mi kru le kru, mi kru le miftan. Questo lo sappiamo poiché Echtiv meno aditi lecha sham e dibarti lecha mal kaporet. Che il verso dice che incontrerò lì e parlerò dal di sopra del coperchio dell'arca. Steve, Vayerkav al Kruf Vayaof, e è descritto che salì sul cherubino e volò via. Steve, Chvodro che Israel na'ala me'ala Kruf asher haya alav el miftan abayit, e la gloria di Hashem, di Signore di Israele, salì al di sopra del cherubino sul quale si trovava.
e si andò, piazzò sulla soglia della casa. Umiftana Chaser, e dalla soglia al cortile, perché dirti, vai male a vai, te anan, via Chaser Malai, noga Kodoshem. E la casa si riempì della nube, il cortile si riempì dello splendore, della gloria di Hashem. Chasele Mizbeach, e dal cortile all'altare, Dichtiv Raitzit Hashem Nitzava al Mizbeach, poiché disse il verso che vidi Hashem di sopra dell'altare, Mizbeach la Gag, e dall'altare al tetto del santuario, Dichtiv Tom Hashem al Inad Gag, è meglio se dimorare sul tetto, su un angolo del tetto. Migalga Choma è dal tetto del santuario al muro del cortile del santuario. Dichtiv Veni Hashem Nitzav al Chomat Anach, poiché il verso dice che Hashem si trova su il muro che è a piombo, è perfettamente a piombo. Chomaleir è dal muro di cinta del santuario alla città di Gerusalemme, Dichtiv Kol Hashem Leir Ikra, la voce di Hashem chiama la gente della città, Umir Lar è dalla città di Gerusalemme al Monte degli Olivi. Dichtiv Vayal Kod Hashem al Tocha Ir Vayamod al Har Asher Mikedem Lair. La gloria di Hashem salì al di sopra della città, si trovò sulla montagna che era est della città, Umear Midbar, e dai Monti Olivi al deserto. Dichtiv Tov Shevet Beres Midbar, che è meglio dimorare nel deserto con una donna querela si intende il popolo ebraico. Umidbar alta vieshva bimkoma, e dal deserto andò e si stabilì nel suo posto regolare. Dichtiv Elech Ashuv el Mekomi, e andrò e ritornerò al mio posto. Amar Yochanan, Shishah Hodashim nitakva Shechina l'Yisrael b'Midbar, per 6 mesi la presenza divina rimase nel deserto per Israele. Shammai Yachzer b'Tshuva, che forse farebbero Tshuva. Kivan Shelo Chazu, siccome non fecero Tshuva, Amar Tipach Atzman, e che soffriranno sofferenze. Se le mani venere shaim tichleno manos avad minehen, vitikvatam mipach nafesh. E gli occhi dei malvagi avranno come nostalgia, ma una scappatoia gli verrà negata a loro, e la loro speranza diventerà la loro sofferenza. Ukinedan galta sanedrin migmara, e il sinedrio andò in esilio, e questo lo sappiamo per tradizione orale. Mishkata gazit lechanut, dalla stanza delle pietre cesellate quello che chiama negozio, era una stanza nel santuario, un mechanot Yerushalayim, e dal negozio a Gerusalemme, Yerushalayim di Avne, e da Gerusalemme a Yavne, e un Yavne le Usha, e da Yavne a Usha, mi Usha li Yavne, e tornarono da Usha a Yavne. Viavne le Usha, nuovamente da Viavne a Usha, o mi Usha li Shfaraam, e
ומשפרעם לבית שערים, עדה שפרעם לבית שערים, רבי הביטה בבית שערים. ובית שערים לציפורי, לבית שערים הציפורי, ציפורי לטבריה, לציפורי הטיבריאדה, וטבריה עמוקה מכולנו. טבריאדה אל פוסט פיובה סודית אותי. שנאמר, ושפלת מרץ תדברי. אפונדרי, giù dalla terra parlerai. E Rabbi Lazar Omer, Shesh Galut, o Galuyot dovrebbe essere, sei esili, che Shach Yoshvei Marom, Kiryat Nisgava, Yashpilena, Yashpila ad Eretz, Yagiena ad Afar, che portò Hashem, abbassò coloro che sono innalzati nella città eminente, l'abbassò fino al suolo e lo portò giù fino alla polvere del suolo. Rabbi Yochanan, Misham Tinini Gael, e da lì sono destinati a essere redenti. Shenemar itnati itnari me'afar kum yishvi, che scuotiti dalla polvere, dalla tua polvere, alzati e siediti, o Gerusalemme. E una storia famosa di un tzaddik che aveva del denaro e gli fu rubato. E poi era venerdì pomeriggio, andò al mikveh e quando si immerse, qualcuno gli rubò tutti gli indumenti e quando uscì trovò che tutti gli indumenti gli furono rubati e cominciò a ballare. Allora gli chiesero: ma sei impazzito? E disse: no, al contrario, questo è il punto più basso nella mia vita, da qui posso solo innalzarmi, tutte le cose possono migliorare, da questo è il punto più basso. Continua la prossima Mishnah, Arba Yishuv Mekorcha, ועוד זאת התקין רבי יוחנן בן זכאי, כי רבי יוחנן בן זכאי סטבילי ונאלתרא לג'ה, ונאלתרא רגולה, שפיר ראש בית דין בכל מקום שלא יהיו עדים הולכים אלא למקום אבד, כי שא אל קפו דל בית דין, סננדוביה, אינון סתבה נל סינדריו, שתרובה אלטרובה, che i testimoni vengano alla corte, non vadano appresso al capo del Sinedrio. Aiteta dasmenu le dina kameda memer ben ardai, vi fu una donna che la chiamarono in corte, nella corte di giustizia degli ebrei naturalmente, e dinanzi a Amemar, nella città Nerda, Azala Memar le cosa, e Amemar e veramente si trova in Arda, però andò via, andò a Mechosa. Velo Asla Batrei, e lei non andò appresso a lui. Katà Pticha Ilava, e Amemar la scomunicò. Amale Ravashi la Memar, Ravashi disse a Memar, Vean Anatnan, Apirosh Bedin, Bekol Makom, e anche se il capo della corte si trova. Non si trova nella corte, si trova altrove. Abbiamo studiato la Mishnah. Se lo edim olchin elem kom avad, che gli testimoni vadano solo alla corte e non appresso al capo della corte. Amalei rispose a Memar, animi le linee e tutta cosa. Questa legge che fu istituita da Rabbi Yochanan ben Zakkai è solo riguardo alla testimonianza del mese, se videro la luna. De im ken Limitate Marcellona ti lavoro, perché se non faresti così, allora potrebbero accadere degli intoppi nel futuro, che non verrebbero a testimoniare. Avalacha, però, in questo caso, Ebed Lovel Ishmael, che un debitore è il servitore del creditore. Veramente l'alacha non è così, l'alacha è che uno che chiama qualcuno, un ebreo chiama un altro alla corte,
e colui che viene chiamato, cioè diciamo quello, il debitore, diciamo, lui può scegliere e decidere quale corte vuole dare, dipende da lui. Lui decide quale corte e non colui che lo chiama alla corte. Perciò in questo caso veramente oggigiorno le cose sono diverse. Tramvelam satan braita el konim sheila lot vorrei solo aggiungere che l'espressione dell'Alaha è akol olecha achar nitba. Questa è l'espressione. Akol olecha achar nitba. Nitba è colui che viene chiamato alla corte. Tana banam, santa breta. El konim shein la lot besandele le duchan vizu echad mi tesha takanot shi itkirim yohan mizakai. Che i konim non possono salire con i loro sandali o scarpe alla piattaforma quando vanno a dare la benedizione, Birkat HaKohanim, e questa è una delle sette, scusate, nove regole che stabilì Rabbi Yochanan Zakkai. Sei shit da pirka, sei sono quelle che abbiamo studiato in questo capitolo, Vechada di pirka kama è una che fu insegnata nel primo capitolo di questo trattato. Veda Zetania è un altro, è un ottavo che fu segnato nella seguente baraita. Gershin Gerbismanase, un convertito oggigiorno, tzarech, lo, a quei tempi, tzarech shafrish rova le kino, deve mettere da lato un quarto di un siclo per poter offrire una coppia di volatili come sacrificio, poiché un ger, un convertito, doveva anche offrire un sacrificio. Oggigiorno naturalmente non c'è santuario, perciò non c'è questa regola. Rabbi Shimon ben Elazar, kvar nimna alea Rabbi Yochanan ubitla. Rabbi Yochanan e Zakkai decretarono e annullarono questa regola, che il ger, che è convertito, deve mettere da parte un quarto di siclo, poiché mi pianta calà, poiché potrebbe perderlo e sarebbe un problema. Veda lukta del Papa Rav Nachman Bar Yitzchak. E un'altra regola ancora, una nona regola, che è una disputa tra il Papa Rav Nachman Bar Yitzchak, e il Papa Amar Kerem Revai, e Rav Nachman Bar Yitzchak Amar Lashon Shel Zeorit. E ora Gmara spiegherà tutto. Il Papa Amar Kerem Revai, che è la frutta della vigna del quarto anno, che ha una santità come Maaser Sheni, che Ditna, la nostra Mishnah, nel trattato Maaser Sheni, Kerem Revai ha ole Yerushalayim Malach Yom Lekol Tzad, che vi è il permesso di redimere questa frutta per non dover sgobbare troppo per portarla su a Gerusalemme. Comunque i saggi decretarono di non fare, di non redimere questa frutta. Besoi e Tchuma, e questo è sono i limiti della zona dove i saggi decretarono di non redimere questa frutta, ma bensì portarla a Gerusalemme. E adesso dice: Elat min drom, ve akrabat min zafon, Elat dal sud, e akrabat min dal nord, lod min amarav, e lod da ovest, Yarden min amizrach. Il fiume Giordano da est, ve amar ula, ve itema rabbar ula amar Rabbi Yochanan, ma tam, per quale ragione i saggi decretarono di non redimere questa frutta, ma bensì portarla a Gerusalemme, chiedei la ter shukei Yerushalayim beperot, abbellire i mercati di Gerusalemme con frutta. E Tania, poi abbiamo la verità,
קרבה היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד. רבי אליעזר, אביבה דלה פרוטה, כרם רבעי, הלטו, לטו אס דלשיטה לוד, דובה ביטבה, בצד כפר אוטבי, ללטו דל וילאג'ו אוטבי, וביקש רבי אליעזר להפקירו לנים. רבי אליעזר בול לרנדר לו הפקר, שהוא אסנטה פדרון, פריבו די פדרונה, פריפוברי. אמרו תלמידם, דיסרו יסוי סטודנטי, רבי, כבר נמנו חבריך עליך, מה איתוי קולגי, ג'א דקריטרנו, ותראו, קמביאנו כסא רגולה, פרמיזרו, דירדימר, כסא פרוטה, דינון דובר פרוטלה סו, אג'רוזלמה. כי הגמרא, פאפה ספיגה, מן חבריך, הכיס ריפידיס קונו, i studenti di Rabbi Eliezer a Rabbi Yochanan ben Zakkai si riferisce a Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nachman Rabbi Yitzchak Amar, lui invece disse che quella regola, che la nona regola di Rabbi Yochanan ben Zakkai era invece la Shon Shizeuritz, era un nastro che cambiava colore di Tanya Barishona e Kusrin la Shon Shizeuritz e Petach Haolam מבחוץ, כי אל איניציו לגוונו די יום כיפור הוא נסרו די אילנה רוסה על אינגרסו דל אולם דל אנטיקאמרה על אינפורי דל אנטיקאמרה. כוסו נסרו נורמלמנטו דובר בקמביה ריקולו דיוונטרי ביאנקו סי ליברי erano meritevoli, allora cambiava colore e diventava bianco. Il bin, ayusmichin, se diventò bianco, gli ebrei erano felici. Lo il bin, ayusmichin, e se non diventò bianco, gli ebrei erano tristi. Perciò, affinché non siano tristi, et che non si è cucinato al petach ulam ibifnim, i saggi decretarono di legarlo nell'anticamera, però da dentro, affinché gli ebrei non possano vederlo. Vadaino mitzitzin veroin, comunque cercavano di vedere e riuscivano a vedere. E perciò il bina yosmichin, lo il bina yosmichin. Se era diventò bianco erano felici, altrimenti erano tristi. Itkinu shiu koshinoto chizio basela. Perciò decretarono cambiarono tutto il sistema. E questo nastro veniva mandato con il capro che veniva mandato l'Azazel e lo legava la metà a una roccia dove Vecheziò ben canavce il Seir Mishaleh e l'altra estremità tra le corna del capro a Mishaleh. Aman Machan Bar Yitzchak, mai tama lo amar che era Papa. Quella ragione non accettò ciò che diceva Papa. Amalà, io sono cadata. Rabbi Yochanan Zakkai, sopra si dire che veramente Rabbi Yochanan Zakkai, Chavrat Rabbi Lazar, Rabbi Ezer, Mihava, Rabbava. Come fa a dire che Rabbi Yochanan Zakkai era il suo collega, Rabbi Ezer era il suo maestro? Perciò non si può dire che i suoi discepoli o alunni dissero i tuoi colleghi. E perciò non può essere. Veida, adesso Rabbi Papa, che è l'opinione che Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui decise di cambiare la regola di Kerem Revai, che non è necessario portarla al Kerem Revai a Gerusalemme, chi va a determinare, siccome erano gli studenti di Rabbi Eliezer, che dissero così, la burachara le membra lei le rabbei rabach. E la ragione per la quale si espressero in questa maniera era perché non educato di dire al loro maestro il tuo maestro, perciò si espressero in questa maniera e dissero i tuoi colleghi, ma non veramente era il suo maestro. Vera Papa, ma è tama lo amar che non ha, e per quella ragione la Papa non accettò
l'opinione di Ramah Bar Yitzhak. Amalat ti risponde che potrebbe rispondere che Isaac Adatach, Rabbi Yochanan Zakkai, se volessi dire che Rabbi Yochanan Zakkai, che lui che decise questa decisione, Bimera Rabbi Yochanan Zakkai, mi aveva lasciato Shidurit, c'era forse questo naso che diventava bianco in tempi di Rabbi Yochanan Zakkai. Vatania, abbiamo stato invece che cosa notava Rabbi Yochanan Zakkai, Mea Vesem Shana, che lui visse 120 anni, Arbaim Shana Asak Bepragmatia, 40 anni. Era un negoziante, un commerciante. Arbaim Shana Lamad, 40 anni studiò Torah. Arbaim Shana Limed, 40 anni insegnò Torah. Betania, Arbaim Shana, Konev Shenechrav Habayit, lo aya Lashon Shezorit, Malbin, Ela Maadim. Per i 40 anni prima della distruzione del santuario, questo nastro non diventava bianco, rimaneva rosso. Utnà, abbiamo studiato in questo stesso trattato, Daf Lamed Aleph, che Mishachara Babai, Tizkir Rabbi Yochanan Zakkai, lui decise che, quello che abbiamo detto, e perciò per forza bisogna dire che gli ultimi 40 anni della sua vita facevano parte e dei 40 anni prima della distruzione del santuario, e in quel periodo abbiamo detto che negli ultimi 40 anni il nastro non diventava bianco, e perciò, come possiamo dire, Rabbi Yochanan Zakkai, lui stabilì questa regola. Ve idach, e l'altro, cioè Rav Nachman Yitzchak, cosa risponderebbe lui a ciò che disse, ciò che direbbe la Papa, quello che abbiamo appena detto adesso? Risponde che Otano Arbaim Shana della Maad, che veramente non erano gli ultimi 40 anni che lui insegnò, ma bensì erano 40 anni che lui studiò, e c'era Tamid Yosef nel Rabbo, che lui era un allievo di Rabbi Eliezer, Vamar Milta, e lui suggerì a Rabbi Eliezer di fare questo cambiamento, affinché gli ebrei non vedano il naso se imbiancava oppure no. Vistaber tame, e lui, Rabbi Eliezer, accettò questo suggerimento. Vekav e Rabbe Bishme, e Rabbi Eliezer decise di far ricordare questo cambiamento, questa regola, in nome di Rabbi Yochanan Zakkai, che lui era colui che suggerì questo suggerimento. E perciò diciamo che Rabbi Eliezer ben Rabbi Yochanan Zakkai, ma non perché lui era negli ultimi 40 anni, ma mi segni 40 anni prima degli ultimi 40 anni, cioè quando dall'età di 40 fino all'età di 80. E questa è la nona regola che Rabbi Yochanan Zakkai stabilì. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.